L'Arno torna a fare paura a sole 48 ore dal ricordo dei 50 anni dall'alluvione di Firenze. Nel capoluogo toscano il fiume supera la prima soglia a 3 metri all'altezza degli Uffizi, dove alle 15.30 raggiunge quasi 4 metri. Alla nave a Rovezzano viene invece superata la seconda soglia a 5,50 m. Il maltempo che ha interessato il territorio toscano ha portato a numerose situazioni di criticità. Tra queste le più preoccupanti sono nella zona proprio del Valdarno Fiorentino e Aretino. Sono gli affluenti in particolare ad aver creato allagamenti a San Giovanni Valdarno, dove sono intervenute squadre della Protezione Civile. Qui invece siamo a Capolona, Basso Casentino, l'acqua si è portata via un bobcat. Qui invece siamo a Stia, il fiume è l'Ostaggia, un altro affluente dell'Arno e fa davvero paura. A Ponte Buriano, comune di Arezzo, la situazione poche ore fa era questa. A Leva nell'Ambra ha creato ulteriori problemi esondando vicino alla confluenza con l'Arno e invadendo campi, giardini e scantinati. Sempre nella provincia aretina, tra Vergnana e Monte San Savino, è esondato anche il torrente Esse. Altri problemi si sono verificati anche in Val Tiberina, dove ha esondato il Sovara, creando allagamenti nella zona di Anghiari. L'attenzione dunque è ai livelli massimi. Il centro funzionale della Regione Toscana ha emesso già un nuovo avviso di criticità arancione fino alle 16 di lunedì 7 novembre.